Buongiorno a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. Prima di iniziare con gli argomenti di oggi, volevo rispondere ad alcune domande che si riferiscono ai due video di ieri, che sono felicissimo che vi siano piaciuti così tanto, mi ha fatto un sacco piacere. Ovviamente stiamo parlando dei video dove andavo a descrivere le preferenze a livello di assetto dei due piloti Ferrari, chi predilige una cosa, chi ne predilige un'altra. E proprio al video di ieri mi voglio riagganciare per rispondere ad alcune domande particolari, interessanti. Ad esempio, a chi mi chiede se è più veloce l'assetto puntato sull'anteriore o quello stabile sul posteriore, io vi rispondo con due. Non una, due risposte. La prima è se un pilota va forte può avere la preferenza di un assetto piantato dietro piuttosto puntato davanti, va comunque forte. E poi la seconda risposta a questa domanda è che dipende anche dalla tipologia di pista. Se è una pista dove ci vuole un posteriore molto stabile, è ovvio che avere un anteriore puntato a discapito della stabilità del posteriore non è il massimo della vita e viceversa. Però è anche vero dirvi che non bisogna essere troppo drastici perché stiamo parlando di peli nelle regolazioni che danno poi un feeling più o meno buono ai piloti che guidano le vetture. Quindi ci può essere il pilota che ha una preferenza per l'anteriore molto preciso, ma che nella pista dove ci vuole il posteriore stabile, regola bene il posteriore stabile senza andare a rinunciare all'anteriore preciso. E poi c'è anche un altro discorso che entra in gioco, ovvero la bontà del progetto della vettura, che più è buono e più permette di andare forte al pilota con una varietà molto ampia di regolazioni. E più è buono e più permette di poter andare con una vettura non troppo estrema, perché se tu vai con una vettura estrema, significa che sei quasi costretto a optare per quella regolazione, perché se no i tempi non vengono fuori. E questo è uno dei limiti della Ferrari attuale, che per quanto si stia muovendo nella giusta direzione, comunque deve scendere un pochino a compromessi, così come ad esempio la Mercedes, della quale parleremo in questa puntata. Quindi, alla fine dei conti, ragazzi, queste sono preferenze di guida. Io, ad esempio, preferisco un anteriore molto preciso. Tutti i più grandi che io mi ricordi, da Senna a Schumacher, preferiscono un anteriore molto, preferivano un anteriore molto preciso, però in ogni caso ci sono pilotoni che hanno vinto tanto che preferivano un posteriore ben piantato a discapito di un anteriore non poi così preciso. Questa è una delle domande di ieri. Poi un'altra domanda: ma allora Leclerc deve andare sempre piano col bagnato? No, perché si va a guardare quali sono le previsioni meteo della gara di domenica. Quindi se c'è una gara bagnata prevista e si fanno gli assetti per la gara bagnata. Il problema qual è? Che col parco chiuso non si può cambiare praticamente nulla o quasi nulla e quindi gli assetti fatti possibilmente vanno a favorire la gara della domenica e a penalizzare, come in Canada, le qualifiche del sabato. Quindi questa non è una cosa universale, cioè a dire: se Leclerc sa che domenica si corre con la gara bagnata, vedrete andrà forte anche in quelle condizioni perché assetterà la vettura per il bagnato. Poi, quando invece ci sono condizioni molto dubbie, è un po' un terno al lotto. Infine, un'altra domanda che mi avevate fatto, sì, faceva un po' sorridere, e cioè come mai la Red Bull va forte sul bagnato, sull'asciutto, sulla neve, sulla grandine, con la nebbia in pista? Proprio perché è un progetto talmente buono che può permettersi di avere un'ala più carica piuttosto che un'ala scarica e fare i tempi comunque. Questo è quanto. Poi veniamo invece alla puntata di oggi e partiamo sempre da voi.
da osservazioni che mi fate o nei commenti o in chat diretta. E alcuni di voi sono rimasti particolarmente colpiti dal fatto che prima Elkan e poi Vasser, proprio nella giornata di ieri, abbiano detto che i contratti dei piloti al momento non sono prioritari. La priorità è quella di far andare forte la vettura. Vi voglio spiegare un attimino. Allora, che cosa succede? Elkan ha detto effettivamente proprio così. Vasser è andato anche un po' più nel dettaglio perché ha detto: ragazzi, sapete qualcosa del contratto di Hamilton? Ma non perché voglia Hamilton in Ferrari, no, ma perché il contratto di Hamilton scade tra pochi mesi. Eppure, in linea ufficiale, in via ufficiale, non si sa nulla di questo contratto. Ebbene, lui ha detto: noi perché dobbiamo preoccuparci? In Mercedes hanno un pilota in scadenza di contratto tra pochi mesi, eppure ancora non c'è nessuna comunicazione ufficiale. Noi ce li abbiamo blindati per tutto il 2024, quindi perché questa fretta? Ora, che cosa succede? Se la Ferrari ha una macchina che non va, ha tutto l'interesse ad andare a confermare il prima possibile i propri piloti. Però la trattativa sarà sempre a favore dei piloti, perché vanno a firmare per una vettura che non va. Adesso che cosa è successo? La Ferrari sta iniziando a mettersi dietro Mercedes, Aston Martin e tutti gli altri, tranne Red Bull, che ha comunque una vettura blindata, perché o ci sale Perez o un altro pilota scelto come dire, in armonia con Verstappen, con il consenso di Verstappen, così come si faceva con Hamilton quando c'era il dominio Mercedes. E allora Leclerc, state tranquilli, non ci andrà mai. Sainz, state tranquilli, non ci andrà mai, perché non saranno mai ben accetti questi due piloti in Red Bull. Quindi, in definitiva, adesso il coltello dalla parte del manico quasi quasi ce l'ha la Ferrari. Perché? Perché sta facendo una vettura che cammina. E quindi, se da un lato con Leclerc le cose sono quasi fatte, dall'altro lato con Sainz, che comunque ha delle pretese, ebbene, se la Ferrari andrà a essere la vettura forte che tutti noi ci aspettiamo e speriamo sia forte, allora non c'è nessuna premura, perché sarà la Ferrari a dover e poter scegliere i propri piloti. Questa è una cosa molto importante. E poi è una mossa che riguarda sempre l'arte della comunicazione. Perché se quello che ha detto Elkan è stato così di getto e non aveva nessuna premeditazione, quello che ha detto Vasser invece sì, perché arriva qualche giorno dopo la grande polemica che hanno scatenato i giornali spagnoli, che hanno accusato in tutti i modi la Ferrari, gli italiani, i tifosi, in maniera troppo esagerata e tossica. Ebbene, in questo modo Vasser prende posizione e fa bene. Andiamo avanti con la puntata e parliamo delle caratteristiche del circuito, perché è tantissimo diverso da quello dell'Austria, in quanto qui, innanzitutto andiamo a guardare le caratteristiche. Aspettate che tiro fuori un attimo la manina del tracciato. Allora, la trazione è importante, ma fino a un certo punto. In passato lo era molto di meno. Per quale motivo? Perché negli anni il circuito di Silverstone è stato parecchio rallentato, con delle aggiunte che appunto ne hanno abbassato la media. Poi l'asfalto ha un grip medio, così come l'abrasione è media. E allora voi direte: come mai la Pirelli porta le tre mescole più dure e c'è tanta preoccupazione per una pista dove comunque anche l'evoluzione è bassa? Perché? Perché lo stress sugli pneumatici, come potete vedere, è altissimo a causa della spinta laterale, della forza centrifuga che c'è in tutte le curve veloci che compongono
questo tracciato, che non sono poche e che ragazzi spingono per tantissimo tempo la vettura dall'interno della curva verso l'esterno, o piuttosto sono una in successione dell'altra con una serie di curve che non lasciano respiro né al pilota e né soprattutto agli pneumatici. In questa pista conta avere un anteriore molto preciso, molto puntato, come piace a Leclerc, e un posteriore che comunque sia molto stabile in curva. I piloti non devono andare a correggere lungo tutte le curve, in percorrenza dalle curve, e quindi proprio per questo motivo c'è una certa preoccupazione per gli pneumatici, sia anteriori che soprattutto posteriori. Proprio per questo motivo la Pirelli ha portato degli pneumatici a mescola dura. E oltretutto, se andate a dare un'occhiata anche alle campanature, non sono affatto basse, con addirittura 2 gradi e 75 di apertura all'anteriore. Sono valori veramente forti. Come potete vedere, invece, è rimasta invariata la pressione di utilizzo, cioè non è stata aumentata. Questo perché? Perché a Silverstone debutteranno gli pneumatici con una spalla un po' più forte e quindi meno incline al coricamento, e ciò permette appunto a Pirelli di poter tenere le attuali pressioni senza bisogno di doverle alzare di più per paura di stallonamento dello pneumatico. Comunque, se dovessi riuscirci, ragazzi, che non è facile, vi farò la solita descrizione del tracciato punto per punto, curva per curva, con l'aiuto della SNP Tech. Andiamo ancora avanti, abbiamo parlato di anteriore forte. Voglio fare una premessa. In passato, quando si andavano a modificare le ali, e allora era una modifica, come dire, logica, da tracciato a tracciato. Adesso diventa essenziale, e un'ala può diventare un importante sviluppo. Perché? Perché va a generare tanto carico aerodinamico in aiuto a quello che fa il fondo. Poi abbiamo visto le ali dietro sono praticamente prese, montate in maniera integrale, e poi va cambiato il holder. Invece le ali davanti permettono qualche virgola in più. Ma le ali davanti sono proprio molto importanti. Qui entriamo ulteriormente in una parte tecnica di Racing Time. Perché sono molto importanti? Perché hanno il compito di andare a dividere, oltre che creare incidenza sull'anteriore incidenza aerodinamico, di andare a dividere i flussi e portarne in quota parte verso l'esterno, in quota parte verso le bocche dei radiatori, verso la zona superiore, quindi la parte superiore delle pance, che poi scende in maniera molto veloce, anche grazie all'effetto Coanda, verso la zona del diffusore, della B-Wing, della parte superiore del diffusore, e poi ci sono quelle che invece vengono indirizzate verso una quota parte dei flussi, viene indirizzata verso la zona dei canali Venturi. E a portare delle novità saranno in particolare due team: uno la Mercedes, due l'Alpine, con delle ali anteriori ulteriormente evolute. Ora, in particolare, abbiamo visto Mercedes che ha sofferto tantissimo alla Uno Ring, anzi alla Red Bull Ring, così adesso si chiama. Perché ha sofferto tantissimo? Perché andava bene in tutti quei settori, quelle curve dove ci voleva un anteriore molto buono, però soffriva in tutto il terzo settore. Perché? Perché, e a volte anche in uscita da curva 1, perché aveva un posteriore molto ballerino. Ora, in piste come Silverstone, questa Mercedes dovrebbe un pochino avvicinarsi agli altri team. Per quale motivo? Perché, ad esempio, l'ho appena detto, in una pista come Silverstone conta avere nelle curve più veloci un anteriore molto preciso che vada a indirizzare la vettura.
E anche per una questione di ripartizione dei pesi, col pilota spostato molto in avanti, in Mercedes hanno un anteriore molto preciso. Dovranno lavorare per avere un posteriore stabile sia in uscita dalle curve veloci sia in trazione nelle curve lente da qui alla fine della stagione. Però intanto porteranno una nuova ala anteriore col compito di migliorare l'efficienza del fondo, di migliorare l'incidenza all'anteriore e nel frattempo si dovrà andare con il setup a cercare un equilibrio anche della parte posteriore. Continuiamo questa puntata con i commenti presi a caso cioè dal primo e dal secondo video di ieri. Mi andava di salutare un po' di gente e allora Angelo Costabile ha fatto la pole, credo, nel video di ieri notte. Poi abbiamo Augusto Maiorino, Sap Gemmi, Giuseppe Giu6175, Andrea Patri e Nicolò2408. Saluto tutti. Gli altri invece sono i commenti più di tendenza nel primo video di ieri con Tronald Dump, che a cui piacciono le puntate lunghe, mi fa piacere, Vincenzo Vitello, immancabile, Pasquale Barile, grazie, grazie per quello che scrivi, poi Cristian Biagiotti, grazie anche a lui, Maurizio Armi, grazie, e The Nomad Soul Forever. Grazie di cuore a tutti quanti. In merito ai messaggi voglio spendere due parole. Ogni tanto capita di leggere dei messaggi che escono, ma veramente molto poco, su questo canale, un po' dalle righe. Ragazzi, io voglio dirvi che non li sopporto. Cioè, che siano messaggi che vanno, come dire, in contrapposizione a quello che dico, non me ne frega niente. Però scrivere parolacce con messaggi che vanno in contrapposizione a quello che dico o a quello che dicono altri, perché spesso vi rispondete, io non lo tollero. Sappiate che faccio gli screen, vi avviso una volta, se poi a quel messaggio segue dell'altro, io vi denuncio. Senza mezzi termini, cioè non sopporto la maleducazione su questo canale. Ma non solo verso di me, ma verso anche, perché è capitato, e mi riferisco a questo, verso anche agli altri iscritti. Poi io sono costretto a, dopo avervi avvisato, rimuovere il messaggio e nel peggiore dei casi a bannarvi dal canale. E questo vuole essere un ulteriore messaggio verso tutti, perché a volte vi seguo, per esempio, a volte su Facebook. E leggo che quando prendete posizione in determinati gruppi, tipo Scuderia Ferrari, poi si scatenano delle diatribe. Quando si esagera, ragazzi, dovete denunciare, così il web si pulisce di colpo. E questo è uno. E poi voglio mandare, questo perché aspetto sempre l'email di Alex, un messaggio, qualora mi guardassero ancora, ad altri youtuber particolari. Ragazzi, io ve lo dico chiaramente, non so se ultimamente vi state divertendo a sbeffeggiare questo o quell'altro, ma se dovesse capitare con il sottoscritto e vi lasciate, come dire, scappare un qualcosa che vi possa fare risalire a me senza nessun tipo di dubbio, io vi denuncio. Quindi state attenti, perché non sono uno che si gira dall'altro lato o si fa scivolare le cose addosso. Io reagisco e invito tutti i giovani, tutti i ragazzi che subiscono delle angherie via web, degli insulti, qualunque cosa, piuttosto che chiudervi a riccio su voi stessi, parlate con i vostri genitori e muovetevi a livello legale, perché è l'unica cosa che si può fare e non sto scherzando. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina. Scusatemi per il messaggio finale, duro ma convinto, perché io ci credo e non transigo. E nulla, vi rimando
al video, spero ci sia, di questa sera. Ciao!